Politici, amministratori, imprenditori, tutti hanno risposto presente alla cerimonia ufficiale di inaugurazione della tangenziale di Morbegno della nuova 38. A partire da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi ancora Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, affiancato da Claudia Terzi, assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità, e da Raffaele Cattaneo, assessore all'ambiente e clima. In prima fila anche l'onorevole Ugo Parolo, che insieme a Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna, hanno condotto in porto la realizzazione di una struttura fortemente attesa da tutta la provincia di Sondrio, che il presidente Fontana ha ricordato suscitare ammirazione, interesse e attenzione da parte di Regione Lombardia, anche perché vi sono rappresentati tutti i settori produttivi, turismo, agricoltura e industria. È lunga, non è ancora finita, però non molliamo di un centimetro, nel senso che via via si sono susseguiti i presidenti di provincia, i politici locali. Io ho sempre dato, diciamo così, la mano per quello che potevo fare. Abbiamo fatto tanto, ma non è finita. Proprio qualche giorno fa abbiamo provato al CIPE anche Tirano, e quindi, come nel rugby, metro per metro, ma si avanza sempre. Evita il disturbo dei centri abitati, evita il rumore, evita una forma di inquinamento, perché dovendo andare ad agio si rimane in code, quindi è chiaro che si creano tutti questi purtroppo fatti negativi. Ho già spiegato che l'intervento sui treni purtroppo è un intervento che comporta la necessità di tempo. Cambiare e invertire una situazione sicuramente drammatica delle nostre ferrovie comporterà del tempo. Stiamo facendo qualcosa, adesso stanno arrivando i primi 10 treni, presenteremo presto un nuovo piano che servirà per cercare di affrontare l'emergenza nella quale noi ci troviamo. Un'arteria fondamentale, per noi anche la seconda via, perché fino a ieri, se c'è un incidente ad esempio sul ponte del Tartano, la Valtellina è isolata, così invece abbiamo due vie e abbiamo la possibilità di far defluire il traffico anche in caso di necessità. Questo è un momento di festa, un sogno che si avvera, una grande opportunità per i cittadini della Valtellina, per tutta la nostra regione. È un motivo di orgoglio perché è una strada realizzata nei tempi previsti, risparmiando tantissimi soldi, è giusto che i cittadini lo sappiano. Su 210 milioni, che era l'importo base d'asta, sono stati risparmiati oltre 50 milioni di euro, che sono già stati impegnati per Tirano. Quindi quest'opera, realizzata bene, con tanti risparmi, ci permette anche di far partire i lavori l'anno prossimo sulla tangenziale di Tirano.